abbiamo realizzato degli studios, una cosa che volevo fare da tempo, che al giorno hanno un'attività, la sera si sviluppa in un altro modo. Al giorno l'idea è che già in corso è quella di produrre musica, di fare musica, quindi dischi, contenuti in streaming, live su un palco generosissimo, enorme, con tutta la strumentazione insomma necessaria, anche in super avanguardia, perché abbiamo batterie elettroniche di ultima generazione che hanno... tutto il mattino guardavano la conferenza stampa la batteria, ma non è una batteria vera, cioè ai fusti sembra, ma in realtà è elettronica, quindi hai pieno e massimo controllo dei suoni, sintetizzatori e tutto quello, tutto il necessario. E la sera invece diventa piena possibile un locale per live, che ospita live, concerti, c'è un hospitality, camerini, tantissimi comfort per i musicisti, e parallelamente avevamo realizzato questo posto così grande e con queste attrezzature per ospitarci anche una micro cucina non destinata al pubblico ma alle band, ad esempio bagni con docce, c'è un hospitality enorme, per realizzare delle residenze artistiche, e quindi dove un artista può soggiornare tranquillamente giorni e creare una sua opera senza spostarsi da qui, quindi nella concentrazione, nell'intimità più totale. E l'idea c'era da tempo, la cosa dello streaming, l'operazione streaming l'ho velocizzata adesso per i motivi che sappiamo. Sono contento di poter collaborare anche con Rossini TV e poter diffondere i contenuti che faremo, che sono da mini documentari monografici su artisti che stiamo realizzando, a delle vere e proprie jam session filmate e documentate, alle preparazioni dei dischi backstage di quando incidiamo dischi, a dei live proprio in streaming, che con attrezzature tra telecamere in action e fisse, insomma, filmo e poi diffondo. E c'è, stavo pensando anche a un format televisivo legato a un programma, uno show televisivo corale con più persone sul palco, come era il Maurizio Costanzo Show, il Roxy Bar di Red Ronnie, in chiave moderna, oggi Today per i giovani, quindi fatto dai giovani per i giovani. Ci stiamo ragionando, dopo come sapete bisogna, tu fai un progetto, poi devi sempre coniugarlo con il DCPM della settimana, quindi aspettiamo insomma. Unica cosa che manca infatti è un'inaugurazione, il sì. Periodo sicuramente è quello che è, con le misure di sicurezza e quindi anche il rinvio dell'apertura di questo spazio web, che però l'augurio è quello che arrivi il prima possibile, insomma. Sì, aggiungo una cosa, non sono un amantissimo delle inaugurazioni, mai stato. Pensa che anche il Circo Love, quando abbiamo fatto il Circo Love 10 anni fa, non feci l'inaugurazione, mi piace... E costruire, partire e poi dopo un po' mi piace realizzare una bella festa, quando è già collaudato. Sono poco formale, quindi tutte le formalità un po' mi imbarazzano, e quindi forse un'inaugurazione vera e propria non la faremo. Però appena possibile sicuramente organizzeremo Vittorio on the day, Topazio Perlini, Toto... E Ruben Camillas, come volete chiamarlo, è il responsabile del palinsesto, del calendario, insomma, dei live. L'aveva già realizzato, abbiamo dovuto interromperlo, appena possibile lo tornerà a sviluppare, quindi avrete presto notizie anche dei live, insomma, in person, come si dice.